Ciao ragazzi, benvenuti a Un crimine al giorno del 20 aprile. Oggi trattiamo qualcosa che normalmente non tratto in questa piccola rubrica, ma che sicuramente ha un'importanza determinante, ha avuto un'importanza determinante nella storia perché si tratta del più grande sversamento, del più grande crimine, per quanto mi riguarda, nei confronti, cioè dal punto di vista ecologico, che ha riguardato una importantissima piattaforma semisommergibile di perforazione offshore, una delle più importanti piattaforme degli ultimi 20 anni. Il crimine non ci fa andare neanche indietro troppo tempo. Siamo il 20 aprile del 2010, quindi 14 anni fa, ma è stato qualcosa veramente di incredibile. Stiamo parlando della Deepwater Horizon, una piattaforma semisommergibile costruita in Corea e per l'operatore Transocean, che poi l'ha affittata alla British Petroleum e l'ha messa a lavoro in due principali pozzi petroliferi subacquei all'interno del Golfo del Messico. Il 20 aprile del 2010, nel corso di una campagna di perforazione piuttosto importante all'interno di quello che era il prospetto del pozzo petrolifero di Macondo, ci fu un blowout, quindi una fuoriuscita incredibile di materiali misti fra fango, gas e ovviamente anche greggio. Il gas è diventato in forma volatile in maniera praticamente immediata nel momento in cui i sistemi di sicurezza e di controllo del blowout non hanno funzionato a dovere e hanno causato una palla di fuoco che è stata visibile addirittura da 40 miglia di distanza e soprattutto ovviamente ha provocato immediatamente 11 morti. Ma questi 11 morti sono solamente una piccola parte, l'inizio del crimine, perché il crimine è iniziato da lì facendo praticamente sversare una quantità di greggio che non ha mai avuto precedenti nella storia e che in questo momento non è mai stata parificata da nessun'altra catastrofe, per fortuna. Decisamente qualcosa di incredibile. Si parlava, tra l'altro, di una delle piattaforme petrolifere semisommerse più importanti, più potenti e più monitorate dell'intero globo terrestre. Come ho detto, era di proprietà della Transocean e affittata in quelle condizioni alla British Petroleum ed era uno dei 200 impianti di perforazione in grado di andare oltre ai 1500 metri di lavoro e aveva oltretutto la possibilità di avere un movimento dinamico senza dover andare a sostituire delle parti, in particolare della trivella, per ottenere uno spostamento e una variazione della profondità dinamica della perforazione. Oltretutto aveva dei sistemi avanzati, almeno vengono descritti come sistemi avanzatissimi di monitoring di quelli che sono i dati della perforazione, delle possibilità di un blowout, di qualsiasi tipo di evento, diciamo, traumatico o catastrofico come quello che purtroppo si è presentato il 20 aprile del 2010. Era stata una piattaforma che aveva subito, una certa quantità di controlli all'interno del, diciamo, livello regolare dei controlli. Erano stati mancati negli ultimi semestri alcuni controlli in particolare di sicurezza, erano state trovate delle magagne relative agli impianti elettrici che poi erano state sistemati. Una certa quantità degli controlli, circa il 20% dei controlli di sicurezza, non erano stati portati a termine nell'arco degli ultimi 18 mesi per problemi fisici di accesso alla piattaforma a causa delle condizioni meteo. Purtroppo, il 20 aprile del 2010 si è verificata questa catastrofe che ha inquinato 64 km di costa e ancora oggi se ne vedono i risultati in quella che è la vita della fauna e della flora acquatiche e non in tutto il comprensorio interessato al posizionamento di questa piattaforma petrolifera. Oltretutto è stata sicuramente uno dei casi che ha provocato, per forza di cose, uno dei casi di tribunale di rimborso alle vittime, così come di rimborso per quanto concerne l'atto relativo alle acque pulite più grandi della storia, arrivando a un pagamento complessivo di quasi 25 miliardi di dollari di risarcimento da parte parzialmente di Transocean e principalmente di British Petroleum. L'impianto aveva ricevuto, questa è una delle motivazioni della condanna, ma non soltanto, aveva ricevuto diversi avvisi di non conformità nel corso degli
degli anni precedenti, ma era stata apparentemente messa in sicurezza. Questa fuoriuscita di petrolio ha sicuramente, nonostante tutto, provocato il più grave disastro petrolifero della storia dell'uomo e non soltanto degli Stati Uniti. 20 aprile del 2010, l'impianto fu evacuato perché non c'è stato modo di spegnere l'incendio. Nonostante tutto, dopo 3 giorni di tentativi, la piattaforma è sprofondata, non riuscendo ad andare a tappare quello che era la bocca del giacimento petrolifero che si era trivellato. Il risultato finale è stato qualcosa di incredibile dal punto di vista ecologico. Dopo circa 36 ore dall'inizio del blowout e dell'esplosione, c'è stato praticamente l'abbassamento e il cedimento di tutte quelle che erano le strutture della trivella, che è affondata in mare, e la conseguente fuoriuscita è continuata, pensate, fino al 15 luglio dello stesso anno. Qualcosa di incredibile. Le verifiche biologiche ancora oggi condotte dal Dipartimento di Biologia Marina dell'Università della Florida mostrano una marea di chiarissimi segni di malattie legate alla fauna marina, così come alla flora, ma soprattutto alla fauna, per diretta ingestione di una quantità incredibile di greggio. Questo è sicuramente un crimine, anche se particolare, qualcosa che, insomma, un crimine che merita di essere citato in questo sabato alla Botteguccia dei Sigilli. È un crimine al giorno, perché effettivamente non si è mai visto niente di tutto ciò, neanche qualcosa di simile, non era avvenuto qualcosa di simile neppure nel disastro della Exxon Valdez, che tra l'altro ho trattato nella primissima puntata della Botteguccia, quella che era stata l'inaugurazione con la puntata di una bomber. Con un crimine al giorno abbiamo finito qui con questa piccola pillola di crimine. Ci vediamo domani con un'altra pillola, e vi ricordo ovviamente che sono in arrivo una puntata specialissima per la chiusura momentanea della Botteguccia dei Sigilli, che riprenderà in un'altra veste rinnovata sempre sulla Botteguccia Crack Apart entro una decina di giorni, con la collaborazione del Pellegrino Macabro, e ovviamente le nuove puntate di cinema con Alessandro Ponziani, e sempre un crimine al giorno, giorno per giorno, alla Botteguccia Crack Apart, alla Botteguccia dei Sicili. Io vi ringrazio e vi auguro una buona domenica, anzi ci vediamo domani per un altro, per il crimine della domenica. Ciao ciao ragazzi.